la chiesa di Pesaro, domenica 17 settembre, nella celebrazione in Duomo delle 18:30, desidera celebrare, ecco, proprio rendere lode a Dio, ringraziare Dio per questa tappa così importante nel riconoscimento, verso il riconoscimento di Padre Giuseppe Bocci come beato. E quindi tutti i fedeli sono invitati a prendere parte a questa liturgia, durante la quale sarà data lettura al decreto del Dicastero delle cause dei santi, firmato e approvato da Papa Francesco, che appunto dichiara la venerabilità di Padre Giuseppe Bocci. Vissuto per oltre 46 anni nel convento dei Cappuccini di Pesaro, dal 1928 fino alla sua morte, 1974, nacque a Sant'Elpidio a Mare, entrò da giovanissimo tra i frati. E durante gli anni, i lunghi anni di permanenza a Pesaro, si è distinto per la sua fede, per la sua azione, per l'umiltà, per la sua capacità di accompagnare il cammino di tante persone, il cammino di fede. E alla sua morte, dopo alcuni anni, fedeli che avevano riconosciuto in Padre Giuseppe una figura di riferimento importante per la fede, per la propria fede, per la fede anche di questa città, insieme con i frati cappuccini che ovviamente lo hanno conosciuto e hanno condiviso anche la proposta, è nata l'idea di introdurre un percorso per riconoscerne la santità. Ne sono state riconosciute le virtù eroiche, cioè le virtù cristiane di fede, speranza, carità, anche le virtù umane vissute in massimo grado, in modo eroico. E questo riconoscimento da parte della Santa Sede, del Santo Padre, fa sì che il servo di Dio, Padre Giuseppe Bocci, dichiarato tale già dall'anno 2000, oggi possa essere dichiarato venerabile.